Avanti. Permesso, buongiorno. Buongiorno signori, io sono di qua e gli altri sono di là. C'è chi treme di paura per non fare della figura, c'è taluni di quasi cuore e gli altri presi del timore. Se avete qualche cosa in gola, indugiate, mi raccomando, non fischiate. So che siete buone gente con cuore e cortesia, apro la porta e chiamo anche la compagnia. Compagnia, avanti. È una stalla che adesso ti hanno detto che ci tengono dentro le capre e i conigli. Queste erano le vecchie scuole di Stellata, fatte, rimesse a posto da CNL. Prima che facessero il lavoro. Questi sono gente in guerra in Africa, che spedisce a casa. Questi ci hanno detto che era una signora che abitava qua, in paese. Sì. La cosa, sì, se aveva il marito via, allora ha fatto la foto di famiglia per mandarla. Lo conoscevo questo qui. Del demone si chiama? Sì. No, Rosa. Sembra Rosa. Dato che c'ero io per primo, guarda, che siete venuti? Ecco, guardi, questa è la foto dello zuccherificio che le dicevo. Eccola qua, è una cosa più ingrandita, però. Lo zuccherificio. Scusate, c'è anche lei. Di che anno è pure questa? È del 47. Quindi lei c'era. Quando ha fatto la foto di inaugurazione? Non capisco, perché c'è una bandiera, quindi sarà scritto zuccherificio, Bondeno. E sembra come una celebrazione di qualche cosa.
Poi viene ancora, tuttora adesso, qui non ci sono case nuove, salvo qualcuno sparso in campagna, ma qui proprio il paese è rimasto quello che era, so, 20 anni fa, 25, non c'è mica niente, salvo qualche casa restaurata come la farmacia. Sì, poi più avanti dove c'è la strada che fa la curva. Sì. Una volta c'erano i portici, ricordo nel 55 quando venne io qua c'erano ancora i portici, come sono là in fondo. Perché mai li hanno tolti? Che invece forse erano... No, non li hanno tolti, li hanno chiuso. Sì, hanno avvantaggiato... Per diciamo, guadagnare... Hanno guadagnato un po' di spazio, hanno ecco, lì fatto i negozi. Fuori un bar, poi non c'era. E così, Stellata un po' lentamente muore, perché c'era il cinema e non c'è più. È bruciato? Bruciato. Torri, case vecchie. Qua dice che c'erano proprio padroni praticamente di tutto c'era il paese. C'era un padrone che allora i Pepoli, adesso poi dopo i Pepoli, attualmente ci sono gli Spiselli, abitano qui adesso, abitano in una villa lì. Ah, quella bella villa del 600, quella stando dentro, andando lì. Quella che è chiusa adesso. Dopo la mura lì. È chiusa? Dopo la mura, c'è un po'. Tutta lì viene, c'è un bel castello, no. Si chiama Villa Federica, lì c'è una famiglia nuova, anche gli Spisani, sono facoltosi. Di terre soprattutto. Migliaia di ettari di terra che ne hanno nelle Marche, ne hanno diciamo così nel Veneto, adesso Venezia, se non Piave, Treviso, qualche comunque è originaria di qui? Sì, come sono originaria di qui. E adesso attualmente hanno loro comandavano tutto qui in paese, comandavano tutto loro. Cioè addirittura per fare il mercatino, loro c'è una volta c'era il mercato, ci voleva il benestare da parte del signor Spiselli, addirittura il prete per venire qua, moriva un prete, ne venivano altri, ci voleva il benestare da parte del signor Spiselli. Era una cosa ancora feudale. Ecco, si andava a Genio, ai padroni, a Spisani, e questo qua ancora 10-12 anni fa, quando è venuto l'ultimo prete prima di questo, Don Luigi Bernini, ci è voluto il benestare e il consenso di questa famiglia, degli Spisani. Sono antichi diritti. La chiesa era loro, la chiesa.
non era della Puglia, e anche la chiesa, la piazza, tutto. Archivio storico loro chiamano, poi film che riguardano i paesi e i territori del Ferrarese e poi documenti, diciamo, che chiamano di storia orale, cioè tutte le, diciamo, le storie che la gente ha vissuto, che poi racconta a della gente che arriva lì anche con il registratore, in modo che questi materiali registrati poi possano servire, per esempio, ai bambini delle scuole che fanno le ricerche, in modo che imparino la storia non soltanto attraverso quello che si dice nei libri, ma anche attraverso, diciamo, la voce delle persone che l'hanno proprio vissuta. Queste foto qui le abbiamo già mostrate, per esempio, ad alcuni dei giovani del paese. E anche ad altre persone, come il signor Alfredo detto Gingon, oppure altre persone anziane del paese che potessero meglio ricordarsi dei fatti che riguardano, che sono descritti da queste foto qui, perché sono quasi tutte foto vecchie, di 20-30 anni fa. Questa prima, per esempio, aspetta, questa qui è la foto del traghetto, siccome durante l'ultima guerra erano stati bombardati sia il ponte di Barche che il ponte, mi pare, chi c'era, allora si usava per passare da una parte all'altra del fiume questo traghetto qui, e qui ci hanno detto che questa gente con le bandiere, subito dopo la liberazione, stava andando dall'altra parte per un comizio che c'era a Ficarolo, allora andavano con le bandiere a saltare questo comizio, questa celebrazione che c'era. E ci diceva, per esempio, appunto, il signor Arturo, che Alfredo, che anche lui ha partecipato a questa festa qui. Allora, queste foto le vorremmo distribuire, attaccare con la colla, se è possibile, in modo che restino come un po' i manifesti, dei manifesti un po' speciali una volta tanto e non solo di pubblicità, nel paese, in modo che anche la gente che magari ha partecipato a queste cose possa vederle e riconoscere di se la fa, perché sono ingrandite ma erano un po' piccole, non si distingue bene. Foto che una donna di Stellata ha mandato a suo marito che era a lavorare ed era nel periodo di guerra in Africa. E qui è la foto di militari italiani in Africa.
sono militari di Bondeno. Di Stellata. No, di Bondeno. In Africa. Pensavamo che fosse importante appunto mettere vicino queste due foto. Dobbiamo scegliere uno spazio per queste foto, cercare di conquistarcelo un po'. Dove pensate che possa essere possibile questo? Beh, cioè, cerchiamo... in un muro qua. Possiamo... Lì. Va bene, attaccare anche alla torre, lì. Va bene, no, anche è meglio lì. Vicino all'altro bar. Ah, qui c'è stato il Brugnino. Lì c'è anche... Sì, la ma che è quelli? Ministri. All'altro bar. Va bene, lo mettiamo allora vicino all'altro bar. Andiamo lì. Dai. Dica più che neva con l'ombrella tutta sbusa, i malmetti tra grattusa, tassi fiocca, te dica mi, e se che te giunca, me la grattesi, Dio poi a gladares, e con tre fascina, cosa un pal, starà lì ben, starà lì male. Insomma, hanno creato loro una cooperativa e naturalmente abusivamente sono andati a occupare le terre demaniali qui in Bolena, vicino al Po. Allora adesso il Po ha mangiato parecchio terreno, non il bosco era più, poi era più stretto, il bosco era più grande, adesso c'è poco. Diciamo che non c'era solo terra senza piantagioni di niente. Allora ha fatto venire dei piocchetti da via, sono andati loro a caricarli addirittura, non so dove, nei vivai, e si sono messi a piantare queste piocchette, allineate bene, tutte aggiustate bene. A un certo punto sono venuti i carabinieri di 100, quelli di loro qui a Stellata c'erano i carabinieri, soprattutto la polizia, la Ferrara, ha cominciato a disperdere con manganellate, poi ne hanno arrestati parecchi, ne hanno arrestati, li hanno portati a Tribunale Ferrara, di lì a qualche tempo, hanno discusso il processo sono stati condannati. Con la condizione, avete già piantate, le hanno lasciate, non è che Demanio le abbia tolte oppure abbia risarcito almeno. Niente, no, non ha risarcito, dopo sono cresciute, quindi hanno fatto centinaia di tonnellate di legname, grazie a questa iniziativa. Dopo, naturalmente gli operai non sono stati pagati per niente. Era la Tugnina del Grosso, cioè la Tugnina di Furlani. Una zia, sì. Elena Furlani, la sorella della mamma Ciullo. Ma il mascotto con quel bagai lì. E quella loro ha preso al banco, non ricordi mica che cosa è essa. Non Barche nel Po, quando proprio il Po c'era il ponte, e il ponte, le prime barche del ponte, l'hanno fatto del Shein, il primo ponte con le barche. Poi è stato bombardato,
del 45, del 43 poi è stato rifatto. Dopo tiro il traghetto. Poi, abbiamo anche la foto del traghetto. E poi dopo hanno fatto questo ponte. Io ho sempre fatto la vita del popolo e basta. Erano molti che trovavano da lavorare con il fiume, diciamo. Senz'altro, con la sabbia, la ghiaia, tutte le barche, i vapori che giravano. Era una storia qui allora lungo il Po, adesso c'è qui. Ma allora Stellata, siccome è poi l'unico paese qua di questi qua nei dintorni, sì, che sia sul, era proprio un centro di commercio anche grosso. Perché si fermava quei barconi lì con i cantieri di ghiaia, tutta quella roba lì. Sì, era specie, no, non un po' ghiaia, era specie di un porto, un porticino di, sempre di terra, perché non c'era. Ma poi come è andato che invece hanno lasciato perdere tutto quanto? No, il paese era povero, perché questo qui è un paese che è molto confinato. Perché il confine con la Lombardia e col Veneto. Allora non c'era espansione di terreno, allora la gente ha dovuto migrare. No, dopo con lo sviluppo adesso, poi la gente sono andati via, poi con lo sviluppo che c'è stato adesso le barche non lavorano più. Cavalli, perché questo era un paese che c'era 100 cavalli, sai, carrettieri. C'era 100 cavalli che facevano trasporti di aria, sabbia, tutto quel trasporto. No? Io dico che io sono andato via del 50, dal mio paese qui è partito oltre 350 persone. Io mi ricordo da bambino, andavano tutti in Germania. Anch'io sono andato di 4 anni col papà, col povero papà. Una volta andavano tutti in Germania. Ma dopo, e poi dopo fino alla guerra europea, hanno tralasciato. Poi dopo hanno ripreso, dopo la seconda guerra, sono ce n'erano molti anche adesso in Germania. Del paese. Perché una volta, guardi che allunghi il Po, dalla foce che venivano fuori, andavano fino a Manto, c'erano dei vapori che tiravano dai 20-30 mila quintali, trainava 10-12 barche da 2000-2100 quintali l'una. C'erano quei vapori a spazzole, si chiamava il Moschini, il Milano, tutto quello. Questi erano i vapori a spazzole, quelli con la ruota. Allora faceva dei convogli lunghi 400 metri, 11-12. Ma uno attaccato all'altro? Uno attaccato all'altro, 11-12-13. Ah, c'era il lavoro anche per molta gente. Dei treni da... Era bello, si apriva il ponte. Facciamo solo spettacoli, ci piace un po' che noi andiamo, raccontiamo delle storie che abbiamo un po' raccolto girando e che la gente ci racconta le sue storie, cioè ci racconta un po' come viveva, le fantasie anche che aveva, tutte le cose che ci sono. A questo punto mi fermo e cedo la parola. Sì, che tutti anche i diversi livelli della cultura di un posto, che sono sia dalle favole, dalle storie più strane, molto spesso anche incredibili un po', no? Che si raccontano, a proprio le storie, diciamo, vere, vissute, storie di lavoro, di vita quotidiana, diciamo. Quindi proprio abbastanza interessante vedere tutti questi aspetti diversi sotto cui può essere vista la cultura di un posto. Per esempio, si pensava che se riusciamo a organizzare questa attività, che vuole essere di ricerca, però facendo in modo che diventino nel posto dove sono, un po' di nuovo patrimonio della comunità, se non lo sono più anche. E poi si diceva, ecco, alla fine di questo lavoro si potrebbe, i materiali trovati appunto potrebbero entrare come prima parte, diciamo prima raccolta di cose intorno a Stellata nella biblioteca stessa che voi poi gestirete e condurrete, insomma. Beh, io dicevo con lui, non so, che sarebbe importante inaugurare ufficialmente la biblioteca.
Cioè, questo che ci preme e politicamente e dal punto di vista della nostra qualificazione, no, di fronte al paese. Ci qualifichiamo in questo modo inaugurando la biblioteca con voi. Anche per avere una certa credibilità, insomma, come gruppo che porta avanti di certe iniziative, cioè non rimanere isolati nel contesto del paese. Cioè, in questa maniera qua la biblioteca dovrebbe essere un centro di ritrovo di tutti e di partenza di qualsiasi iniziativa culturale che vada a investire tutti. Poi un'altra cosa che è uscita fuori, che tra l'altro che ha scoperto che l'avevate pensata voi, l'avevamo pensata da Bologna anche noi, era questa dei filos, che anche qua si facevano, mi pare di aver sentito, nelle stalle, e che erano proprio un po' i momenti in cui si faceva divertimento e si faceva anche cultura. Si potrebbero, adesso un po' più avanti, quando abbiamo iniziato un lavoro, siamo un minimo radicati col paese, realizzare proprio delle serate in cui delle cose trovate nel paese, anche magari cose che possiamo avere noi, delle canzoni fatte da noi oppure trovate raccolte in altri posti, che sono appunto abbastanza varie, proprio perché sono paesi, città e luoghi più disparati, anche quelli che abbiamo toccato, ecco, potrebbero essere comunicati e raccontati, cantati in queste riunioni, che si potrebbero fare. Noi pensavamo al bar. Sì, bene, quindi, ovviamente, cioè, il modo migliore per agire è proprio questo qua, andare nel bar, poi vedere le reazioni. Il bar deve essere la sede principale sulla quale lavorare. Si potrebbe per esempio fare, allora, da una serata all'altra, preparare questi incontri, questi filos da osteria, da bar, e poi dopo organizzarli con voi e farli la sera successiva, e via in questo modo, esaminando un po' anche il materiale, le cose che nelle giornate noi, con l'aiuto di Daniele o di altri che siano liberi, possiamo avere trovato. Però, cioè, per quanto riguarda la nostra esperienza, noi non siamo mai riusciti, da un anno a questa parte, insomma, ad aggregare la gente, cioè la gente al di fuori del gruppo, no? Per cui io direi di affrontare un problema che sia attuale per tutti, insomma. Cioè, il tema del lavoro, il tema del lavoro, l'immaginazione, le lotte sociali, insomma, gli spisani. Cioè, io penso che Spisani rimanga attuale perché si può finalizzare Spisani al dopo Gorilla, no? Perché il discorso deve essere portato avanti successivamente. Cioè, non dobbiamo darci delle scadenze brevi per quello che riguarda il discorso che facciamo nei bar in questi giorni. Dobbiamo darci delle scadenze a lungo respiro. Cioè, io credo che l'importante sia riuscire a far parlare la gente e coinvolgerla anche sul tema Spisani, se non proprio sul tema preciso, almeno sul discorso generale, no? Anche le migrazioni e tutto, magari anche registrando un'assemblea, usare il videotape al bar, io penso che sarebbe una cosa ottima. Ma sta cosa qua, ad esempio, Spisano si può colpire proprio sulle sue terre, cioè sul fatto delle culture. Però questo delle culture, cioè il problema che sarebbe, cioè lui... No, il problema sarebbe che lui, con tutta la terra che ha, dovrebbe mettere delle culture intensive, cioè che diano più ore di lavoro alla gente, invece lui mette barbabietole e Ronald Turco, che ora di una d'opera non è da per niente, insomma. Signorino chi è, il padre o il figlio? Comunque l'hanno sempre chiamato signorino. Anche il padre? No, il figlio. Cioè quello che sarebbe lo Spisani attualmente, perché il padre è morto. Ah, sì. Signorino. E voi fate. Canzone del signorino. Canzone del Dobbiamo sapere altri episodi per continuare. Beh, ma quello c'è un vecchio, no, che lo racconta sempre. Che dice no, tempo di guerra, no? Dicevo, tanto ho combattuto sul Piave, ci mettevamo la pelle, nella guerra 15-18, no? E poi alla fine, a Sogno Segre della Spisani, insomma, cioè la terra antistante al Piave, e anche il Piave, penso, il tratto di Piave che c'è nella zona, insomma.
Adesso non so come si possa mettere su, si possa fare, non so, una strofa, qualche cosa. Facciamo un'altra guardia, perché noi l'avevamo già un po' scritta, però forse non si capisce bene che è scritta quell'episodio. Sì, sì. Era quella che è partito per la guerra per avere la sua terra. Al ritorno si è trovato solamente decorato. Ecco. Ah, se ne può fare anche un'altra. No. Calma, ragazzi, calma. Il fortino malandato. Piano. Piano, piano, piano. Il fortino malandato. Il fortino malandato. Do comunque mai che m'ha stancato. Ma il campo me lo tengo, se volete ve lo vendo. No. Non rimane più a... Mi ha fatto un gran sempre per esercitare la piazza. Lo sappiamo bel signorino, tiriamo i sassi al calessino, ed allora tu l'hai giurato, sarà l'oltraggio vendicato. Lui ha altri beni, ha cose, sa donare di piave, non ha mica solamente questa qui campagna, capito com'è? Adesso, quei poveri soldati che hanno fatto la guerra, io non ho fatto la guerra perché sono giovane, vero? Hanno tanto combattuto, fatto delle tribolazioni in trincea e poi dopo quando è finita la guerra sa di chi era quella terra là del Piave, l'aveva comprato a Spisani, qua, il proprietario qua, che comanda il paese, è loro che abbiamo fatto la guerra per chi? Per i ricchi? Ma no! È partito per la guerra, per avere la sua terra. Ma il Forteto ha buttato giù perché gli, allora lo Stato dava 300.000 lire all'ettaro se levavano i Forteti. Lui è talmente attaccato ai soldi che ha buttato giù tutto il Forteto. Signorin, se crede era sfregata, proprio a sbagliare. Vai! C'è il governo che finanzia e il Forteto qui si pianta. Con la legna ci guadagna, taglia tutto e grano pianta. C'è il governo che finanzia, e il frutteto qui si schianta, con la legna ci guadagna, taglia tutto il grano pianta. E la terra avevan chiesto per le case popolari, la risposta è data presto, un fortino dei più rari. E la terra avevan chiesto per le case popolari, la risposta è data presto, posso fragole piantare, più lavoro potrei dare,
ma le pioppe qui ci pianto, ma le pioppe qui ci pianto, e a Ramengo io vi mando. Posso prego ne piantare, il lavoro potrei dare, ma le pioppe qui ci pianto, ma le pioppe qui ci pianto, e a Ramengo io vi mando. C'è la lotta sul contratto, col gendarme dello sfratto, il mio campo me lo sfrutto, il mio campo me lo sfrutto, se non posso brucio tutto. C'è la lotta sul contratto, col gendarme dallo sfratto, il mio campo me lo sfrutto, il mio campo me lo sfrutto, se lo posso, brucio tutto! C'è la lotta sul contratto, col gendarme dallo sfratto, il mio campo me lo sfrutto, il mio campo me lo sfrutto, se lo posso, brucio tutto! Buonasera signora. Buonasera. Siamo venuti a disturbarvi. Accomodatevi ragazzi. Abbiamo parlato ieri sera con il signor Mandriano. E allora si diceva che qui al tempo del fascismo suo marito, il padre del maestro e signor Teodorico e qualche altro erano un po' bersagliati. Bersagliati. E come? Altro che? E allora, siccome... Molto anche. Siccome stavamo cercando di ricostruire un po' assieme ai ragazzi qua di Stellata che apriranno la biblioteca tra qualche giorno, la storia del paese. La storia del paese. Allora ci interessava conoscere un po' appunto da quelli che l'avevano vissuta anche in modo così drammatico. Lasciamo raccontarlo come l'avrebbe raccontata lui. I grandemme Marie era li trovero. Era lui che doveva tenere l'ordine, dare il via alla gente quando lavoravano, quando lo dovevano smettere. Allora arrivava una brancazzetta a parlare a casa perché gli andavano i crumili. C'erano andati i crumili. Allora lì riuscì che i crumili li mandano a casa. E la gente curiva lo stesso in passata perché una volta poi erano meno orientati di adesso, perché quando una cosa ti sbasta, basta, perché se sono fuori legge, a svetta i guai, insomma. Allora mio marito ha detto no, ragazzi andate a casa, i crumili vengono da casa, lascia andare, bel fattuto, io voglio andare dentro, dice, no, è un recinto chiuso, non potete venire dentro, i casi in galera, inutile, quando è contro la legge, a spolvolo andare, il mazzo. Ah, che immediatamente, è andato dentro, e poi dopo è andato un dente, ha fatto il diavolo, ha fatto stare, che io non sai un uomo, che si chiama Ercolei, mi ricordo benissimo, e mio marito è venuto a vedere la storia, sì, mi ricordo ancora, si era messo là, dice, mio Dio, quanta ignoranza che il mondo morde, io va proprio attorno alla morte, niente, i globili, i rabbia da casa, anche era più bisogno a farti gli orti, quelli sono cose superflue, a far di fare bisogna meditare e pensare le cose, no, andare là senza... Beh, poveretto, era un film verde, dicendo la sentiva il mitri di stare in casa, bondino. In piazza non è stato i carabinieri che sparavano sul... Bella forza. Adesso si fa lì che il data lo scopo. Comunque, io te l'avevo detto anche se Serbini, il sindaco, il bondino, sia lì, ma la gioventù, il vampirite, senza capire l'organizzazione come l'ha fatta, ha cominciato a tirare di sassata, perché a Duga il torto bisogna dare la torta. Ha bisogno di meno dire che nuotra che c'è per ragione. In una star torta che anche lui, e allora se loro indagano il sassato lì, allora l'era fatta che era meno più niente a fare. Non c'era più niente. Il fatto sta che l'è costata un morto,
l'ha custata di free e poi i soldi che l'ha decustata non si sa, perché anche quella vedova lì l'ha mantenuta e cara, ma di soldi mi sa che la zeta mi è facile con la miseria che era loro e era tutto soldino di sprancun, senza fregnata, era tutto un loro fagassia. Questa è anche l'occupazione l'occupazione dei terreni di Maniale, sì. Questo quando? Quelli 50? Ecco, ma mi scordo le date, sì. Vedi? Mi scordo, forse l'Aristea, mi è andata proprio lì con la bandiera davanti, e una vecchietta come me. Ah sì, è ancora viva. Sì, sì. La moglie è una come siamo me. Oristea. È andata lei, io sono rimasta sull'argine magari con gli altri, ma lei è andata davanti con la bandiera in barca, è andata a occupare il terre dei Maniali, con il seguito di popolo. C'erano dei compagni di ferraio, sono venuti a casa nostra anche a mangiare e a dormire, ma da mangiarle era miseria, non c'era niente. Garry. Come? Ken Garry. Ci sono americani. Come mai fate una storia gialla? Perché è più facile.
fare? So. Sì, io ci ho visto là. Io il commissario Dupont, anzi Kengare, se scusate. E il suo agente. E il suo agente. Beh, scusa Suseschi. Allora, somminami. Domandatela a guardiano. Non cioè, guardiano. Sì, scusa Suseschi. Gli ha rubato la sua cosa. Succede che l'ubriaco si mette in mezzo. Ha di solito due capelli, però quel giorno ne aveva uno solo. E il commissario, quando ha preso il fazzoletto dalla tasca, ha uscito fuori il capello e lo ha confrontato con quello dell'ubriaco. Per cui insomma, lo accusa perché confronta i due capelli. Vuole concrocirlo. Ci sono dei testimoni? Vostro onore, posso chiamare un testimone? Sì, facciamo entrare il testimone. Chi è questo testimone? Facciamo la signorina Shirley Est. Ci sono altri testimoni? Sì. Daniela, tirati più in là. Adesso metti qui. L'avvocato della difesa ha qualcosa da dire? Ho sentito parlare di un contadino anche, non lo so, deve entrare qualche adesso contadino. Adesso acciamen in aula un contadino. Ah, il contadino. E che fa con quella canna da pesca? Vicino a baciare la tua mano. Senti, papà, un momentino, poco fa ero lontano. Nel giardino sono stato, quanti fiori mio papà. Dappertutto ho girato, sono stato. Eccomi qua. Guarda, sembro un bel soldato, un tenente, un colonnello. Quando sarò decorato sembrerò ancora più bello. Ma
In dove il mes? A mi ftorpa un quaion! A momenti a mi stitesco un re e mi padron! Ma te chi in te sardai? I vometusci mio! Cusciai me! Aspetta bene! Ti sciò te cacciò mi bo! Lo gorilla mi quaion! Quella ditta un clinton dan! Sciò sovrano! Mi asrebane caterli in tu momento! Anna Comuniste di Ferrara Nuova. E giunta l'ora al fin della riscossa, venite ad innalzare la nostra vecchia. Vent'anni di tiranni e più fascista, adesso sì. Vent'anni di confine di bastone. Non hanno meno amato il comunismo. La convinzione. Adesso se dovessi ricordare tante cose non le posso ricordare. Io il mio diario l'ha voluto mio figlio e là c'è scritto. Ha scritto tutto? Mio figlio. No, dico sì, lei. Sì, tante cose che sono registrate con un lapis, perché allora in guerra 15-18, io ho fatto tutta la guerra 15-18, allora non c'era la Bibbia, ma io tutti i miei passaggi, le mie avventure sotto le armi, ho scritto tutto e anche scritto un tantum dopo che sono venuto a casa col fascismo. C'è scritto tutta la vita col passare, io passavo col fascismo, quando gli occupava Matteotica, sono andato al funerale, dopo non eravamo capaci di venire per le strade perché c'erano i fascisti fissi così,
Allora, se tu cadi da giù a muovere in l'acqua con la bicicletta in spalla, finché io, per mezza campagna. Dopo, ma me, quando dal 21 che sta lì l'elezione, ero distributore delle schede del partito, lì ma da tanti pacchi sono stato 3 mesi, insomma, mi avevano mezzo rovinato. E poi del 21 ho preso la mia tessera del Partito Comunista e tuttora ho anche la tessera del Partito Comunista, se ce n'è anche che non sia comunista, ma io sono un comunista. E ne racconto uno che l'ha venuto in memoria. A Vaga una mattina non facevo in tempo andare perché andavo a comprare un po' di carne dove sapevo che c'era un po' di carne per fare un po' di brodo. E allora la sera mi arrivavano le unità da distribuire. Allora io cosa ho fatto? Le ho nascoste fuori casa. Sono andato in un bascomat, compagna quella con Cazzinualter, ma con le tegole, con i cupa Cazzinualter tra l'altro. Li ho messi sotto e poi ci ho messo qualche cosa davanti, ma un bambino è andato a giocare, destino vuole che vada a muovere e queste unità che volavano per il cortile, allora mia moglie cosa ha fatto? Le ha raccolte tutte con questi, c'erano dei ragazzi là che giocavano e ha preso tutte le unità, perché allora l'unità era un foglietto così, non era mica tanto grande. E allora mia moglie la dice: ma non dovete andare a metterci le unità quando sono qua con la carne. Ma non sapete tutti i ragazzi che ne ho già suonati su, e li volava procurare. In maniera che io gli ho già suonati su, e dopo la mia dadia mia poi li ho distribuiti. Perché c'era un'altra famiglia anche lì, volevano sapere cos'erano. Le mie moglie erano cartacee così, ma che avevo paura che ci fosse qualche cosa di buono, insomma così. E le ho bruciate. Invece non li ho distribuiti. Altre case bambine dopo la Cambugenza, dopo il canale. No. Ma chi era la Cambugenza? Chi che mi da niente? Chi era la Combarina dopo il canale? Non sbagliava, ma c'era dopo con l'Austria. Mi è perché le figlie la Combarina al canale. Comunque c'è qui, guarda. No, beh, magari sta sbagliando la posizione. Sì. No, aspetta. Ora questa via sta bruciando. Chi è che? Dava Carbononi, chi è il puntino che attraversa la strada, no? C'è una stalla, poi c'è un'altra stalla che è di trave. Io sì, la stalla di trave e la stalla di trave. E lui scelta di sinistra. È un po' grosso, è un po' grosso. Qua è proporzione. Ho fatto meno scuola.
girare. Come devo mandare la macchina? L'ombra, l'ombra è qualcosa da... L'ombra da me. Ah, è l'ombra. Senti, Filippo, quello è il nasometro. Sì. No, no. Ti su, Sorride? No, così. Sorride. Sarà portata sulla nuova rosa, rivoluzione. Sarà portata sulla nuova rosa, rivoluzione. Cadremmo in un fulgor di gloria, troncando il capitale del fascismo, con il sonno sorgerà la nuova storia. Allora la gente stava male, si stava male perché si lavorava per niente. Quando io ragazzo mi ricordo che andavo a lavorare per 80 centesimi, 80 centesimi al giorno, si prendeva niente, ha capito? Quando era la sera io facevo 15 chilometri per andare a lavorare, a piedi, perché allora non c'era mica biciclette. Non è mica come adesso, c'è macchine, biciclette, c'è tutto quello che uno desidera, ha capito? E si pigliava poco, non ci rimaneva più niente, ha capito com'è? Si tribolava nella vita. Allora è per quello che noi si faceva fatica a tirare avanti. Non ci rimaneva più niente quando eravamo al covo dell'anno, solamente della miseria e altro, non c'era altro che miseria. Debiti e miseria. La vita deve cambiare. Non è come dicono altri, perché il ricco ha una macchina, ma come una macchina? Ma il povero non ha diritto che lui. Se un ricco va a teatro 10 volte al mese, un povero non ha diritto di andare una volta. Come un ricco ha una 2000, una 1300, ha tante macchine, e un povero non ha diritto di andare in una 500 andare a lavorare. Se la prende per necessità per andare al lavoro, insomma. Perché hanno un colore la sua vita per poterla seguitare in un momento felice anche loro. Non sempre in tribolazioni e sempre lottare per poter tirare avanti la vita. Che poi questa gente che raccontava i filò era la gente che occupava le campagne, che gli correva dietro la cella. In fondo non è che questa gente si raccontasse solo i filò e andasse nelle strade, la gente che ha insegnato a lottare, non alla Fiat, che lo sopra la rovescia non ha inventato la Fiat, ma gli hanno inventati i nostri contadini che andavano nelle campagne. Cioè non facevano sciopero, andavano a occupare le terre, andavano loro dentro alla terra, non la Fiat. La Fiat ha preso, cioè adesso saranno i metalmeccanici la categoria portante del movimento, ma su una crescita che è stata il movimento contadino, perché l'Italia è una nazione, diciamo, prevalentemente agricola, che
che ha insegnato anche un nuovo modo di lottare. Quindi su questi esempi, cioè che la gente era semplice, sì, ma aveva anche un momento di crescita e anche di impegni, di lotta. Cioè, Selva aveva a che fare con dei contadini più che non con dei metalmeccanici. Che parla di stellata e adesso ve la cantiamo.